C'è una sola parola. Quando mancano sempre meno ore a un'importante competizione elettorale, c'è una sola parola in grado di far eccitare osservatori e analisti e contemporaneamente di far fibrillare l'animo in un senso o nell'altro di addetti ai lavori e leader politici. Questa parola viene fuori piano piano nella penombra delle stanze dei gruppi parlamentari o delle sedi dei partiti, nelle chat di WhatsApp tra leader e fedelissimi, nel silenzio dei sondaggi pubblici. Questa parola è sorpasso ed evoca lo scenario in cui all'interno di una competizione, come se si fosse in una gara automobilistica, a sorpresa, quando nessuno se lo aspetta più, una macchina all'ultima curva sorpassa un'altra. Le elezioni che stanno per arrivare sabato e domenica saranno le elezioni del sorpasso? E se lo saranno, qual è la macchina che fa il sorpasso e quella che lo subisce? Facciamo un passo indietro. Il tema del sorpasso ha scandito tempi e modi, in certi casi anche i ritmi di alcune campagne elettorali passate alla storia. E giova ricordare che tutte le volte che si è apertamente parlato di sorpasso, il sorpasso alla fine non c'è mai stato. Celebre il caso delle elezioni politiche del 1976, appuntamento elettorale a cui la Democrazia Cristiana arrivò ammaccata dalla sconfitta 2 anni prima nel referendum sul divorzio, mentre il Partito Comunista sembrava in grandissima rimonta. Durante tutta la campagna elettorale si celebrò sui giornali un sorpasso e tutto quello che avrebbe dovuto portare o avrebbe potuto portare quel sorpasso in ambito parlamentare per il nuovo governo, solo che peccato che quel sorpasso alla fine non ci sarebbe stato. Ci sarebbe stato il sorpasso del Partito Comunista nei confronti della Democrazia Cristiana qualche anno più tardi, alle elezioni europee, nel 1984, siamo esattamente a 40 anni fa, quando gli elettori del Partito Comunista Italiano, rimasti orfani tragicamente dalla scomparsa di Enrico Berlinguer a Padova, sopravanzarono per la prima e unica volta quelli della Democrazia Cristiana nell'ambito di un'elezione nazionale. Erano anche in quel caso le elezioni europee. Poi ci sono la storia dei sorpassi sfiorati e mancati, il grande vantaggio del centrosinistra di Prodi nel 2006, che rischiò di subire un sorpasso all'ultima curva da parte del centrodestra berlusconiano, sorpasso che si arenò a pochi metri dal traguardo, grazie o a causa, a seconda dei punti di vista, di qualche migliaio di voti che arrivò dalla campagna. E poi siamo a 10 anni fa, anche qui alle elezioni europee, il Partito Democratico era al governo ma aveva cambiato Presidente del Consiglio, nel senso che Letta aveva preso, nel senso che Renzi aveva preso il posto di Enrico Letta, e per tutta la campagna elettorale il tema del sorpasso del Movimento 5 Stelle ai danni del Partito Democratico aleggiò come uno spettro, come un incubo sui sogni degli elettori del Partito Democratico e come una specie di ipotesi di grande gioia di tutto il movimento grillino. Il sorpasso non solo non ci fu, ma aumentò la grande distanza che c'era tra le due forze politiche, al punto che Renzi ottenne il record famoso del 40,8% e a Grillo non restò che il famoso video in cui mangiava il Malox subito dopo i risultati. Poi c'erano dei sorpassi di cui si è parlato pochissimo, ma che poi hanno scandito un'epoca. Parliamo per esempio alle elezioni del 2018, quando per la prima volta, da quando era nata, Forza Italia perse la leadership aritmetica del centrodestra e subì il sorpasso di Matteo Salvini. E adesso che siamo nel 2024, nel buio dei sondaggi che per forza contraddistingue le ultime ore, la marcia d'avvicinamento, l'ultimo countdown in vista del voto, quali sono dei sorpassi possibili che possono cambiare o riscrivere la storia annunciata di questa tornata elettorale delle europee? I sorpassi e controsorpassi di cui si è parlato nel corso delle ultime settimane o degli ultimi mesi riguardano delle macchine che non corrono sulla base ovviamente degli ultimi sondaggi, perché poi degli ultimi sondaggi pubblicabili, perché tutto è possibile, non corrono per il primo posto. Si è discusso tantissimo sul fatto che Calenda e Renzi stiano lottando entrambi a ridosso della soglia del 4%.
5%, come sapete è quella utile per poter eleggere dei parlamentari a Strasburgo, e ci si interroga tantissimo su quale delle due forze, o se entrambe le due forze, o su chi sopravanzerà l'altra nelle due forze dei leader che forse più hanno litigato nel corso degli ultimi anni. Quindi Calenda o Renzi, arriverà davanti Stati Uniti d'Europa oppure Azione di Calenda? E poi, salendo sempre sulla base degli ultimi sondaggi che sono stati pubblicati, perché poi ovviamente lo precisiamo, tutto può essere riscritto, salendo nell'ordine della griglia di partenza è un punto di domanda se Forza Italia riuscirà a risorpassare la Lega per la prima volta dopo le elezioni del 2018. E poi c'è stato, a cominciare dal voto in Sardegna che ha premiato Alessandra Todde, e soprattutto, diciamo, alla luce del grande rifiuto che Giuseppe Conte ha opposto a Elly Schlein rispetto alla firma del contratto definitivo sulla casa del Campo Largo, il tema se il Movimento 5 Stelle sarebbe stato in grado di superare il Partito Democratico alle elezioni europee, guadagnandosi così una sorta di primogenitura nella scelta della leadership, soprattutto della coalizione che verrà. Ecco, alcune di queste domande che abbiamo posto in questi ultimi minuti hanno delle risposte aperte, mentre ce n'è una che all'apparenza non ha una risposta già definita, e fra l'altro abbastanza evidenziabile e visibile nel racconto di questi ultimi giorni, quando per esempio Giuseppe Conte ha detto, l'ha fatto ieri nell'intervista video al Corriere della Sera, che il cantiere del Campo Largo è ancora aperto, non si è mai chiuso, che sono parole un pochino diverse rispetto ai niet, al no secco che Conte ha pronunciato. Ma è inutile nasconderci dietro un dito: se le elezioni politiche se le elezioni europee del 2024 saranno o meno ricordate come le elezioni di un sorpasso che può essere sfiorato, tentato, compiuto o addirittura smentito, ecco, questo riguarderà le prime due macchine che sono, diciamo, sulla griglia di partenza sulla base degli ultimi sondaggi pubblicati e pubblicabili, che sono Fratelli d'Italia e Partito Democratico, Giorgia Meloni e Elly Schlein. È possibile un sorpasso di Schlein su Meloni o del Partito Democratico su Fratelli d'Italia? E qui le cose da analizzare per capire se è ancora possibile un colpo di scena clamoroso in queste elezioni sono senz'altro due. La prima è l'astensione. In caso di astensione molto bassa, il premio virtuale di maggioranza, paradossalmente potremmo definirlo, anche se ovviamente non lo è tecnicamente, il dividendo, mettiamolo così, che il Partito Democratico potrebbe incassare è molto alto, nel senso che, come è noto, ha una platea di elettori storicamente portata a presentarsi ai seggi. Per citare il Piepoli che parlava nel film di Moretti, Aprile, che sia una bella giornata di sole, una giornata in cui è possibile andare al mare, o che sia necessario l'ombrello e quindi molta più fatica per recarsi alle urne, gli elettori del Partito Democratico, storicamente di quell'area del centro-sinistra, raramente marcano visita. Quindi in caso di affluenza molto bassa, all'avere una presenza costante e massiccia di un corpo elettorale ti fa guadagnare dei punti che verosimilmente in condizioni standard non avresti mai guadagnato. Possono essere punti significativi, punti che riscrivono, diciamo, parte di una storia che sembrava già scritta. Ovviamente anche Fratelli d'Italia ha, essendo, diciamo, insieme al PD l'ultimo partito novecentesco in senso tecnico che esiste in Italia, ha una base molto mobilitata e altamente mobilitabile, che ci sia appunto la giornata di sole o la giornata di pioggia. Poi esiste il tema della polarizzazione, temuto da tutti gli altri partiti, che ovviamente nelle ultimissime ore che portano al voto favorisce i primi due partiti, a prescindere da quali questi due partiti siano, proprio perché l'elettore, diciamo soprattutto l'elettore indeciso, ha in testa la cosa che solitamente i dirigenti politici gli attribuiscono di meno, cioè vuole entrare nell'urna elettorale con la consapevolezza di uscirne vincitore, cioè di votare per un partito che alla fine vince, quasi come se si sentisse, diciamo, nel chiuso dell'urna elettorale una sorta di autore del gol partita.
Tutte queste cose messe insieme, unite al fatto che l'agenda di governo negli ultimi giorni si è improvvisamente, in determinati aspetti, avvicinata ai temi dell'opposizione, in particolar modo del Partito Democratico, e quindi soprattutto ci riferiamo al tema della sanità pubblica e dalle liste d'attese, ci raccontano di una storia che ha un finale probabilmente, verosimilmente, lo scopriremo domenica sera, forse più aperto rispetto a quello che ci siamo raccontati nelle ultime settimane e negli ultimi mesi. E per cui la domanda rimarrà fino alla notte fonda di domenica, ma ce ne ricorderemo, visto che comunque l'abbiamo affrontata in questa sede qualche giorno prima, e probabilmente questa sarà una guida per capire meglio le ultime mosse dei leader che preparano i comizi elettorali di chiusura. E la domanda è sempre la stessa con cui abbiamo aperto: c'è un sorpasso all'orizzonte all'alba di queste elezioni europee?